Bentrovati con Basketiamo, inizia una nuova stagione, abbiamo un po' di novità quest'anno. La prima è quella che abbiamo sezionato la 1 da una parte, la 2 nord e la 2 sud. Quindi avrete tre mini trasmissioni dedicate a questi singoli settori e parleremo di una partita in particolare insieme ai nostri esperti, più qualche altro accenno alla giornata di campionato. Ci sarà poi nel corso della settimana la trasmissione che raggruppa le interviste che dai vari campi di gioco ci avete gentilmente inviato. Cominciamo quindi con la serie A2 Girone Sud, con quello che è successo ce lo racconta Angelo Bondi. Siamo pronti a ripartire quindi con Angelo Bondi per quanto riguarda questa Serie A2 Girone Sud. La partita di cartello è scelta da noi, è Matelica La Spezia, e poi vedremo altri due accenni. La vittoria negli ultimi 5 minuti di Matelica. Sì, una partita decisamente equilibrata, nel senso che primo tempo è finito 25-23 per Matelica, il secondo tempo si è concluso 30 pari, insomma. E persona, una partita che hanno giocato perfetto equilibrio fino alla fine. Evidentemente Matelica è riuscita a capitalizzare meglio qualche situazione, e quando una partita finisce per due punti, fatalmente, considerando che nelle percentuali del tiro da due, Matelica ha tirato col 32% e Spezia con il 37%, nel tiro da tre Matelica ha tirato col 18% e Spezia con il 17%, alla fine l'equilibrio è stato terminale di tiri liberi, perché a fronte di un 6 su 11 di Spezia, cioè parliamo di un 55%, che è decisamente medio-basso, da parte di Matelica c'è stato 20 su 24, che è un 83%. Una vittoria per due punti dimostra quanto è stata importante la precisione delle ragazze marchigiane rispetto alle Liguri, proprio dalla linea della carità. Certo, quindi vittoria di Matelica in questa partita che diciamo è stata decisa negli ultimi 6 minuti dalla squadra marchigiana, che ha ribaltato il risultato che si era verificato sul campo, e poi con Gramaccioni che ha fatto 10 punti. Sì, no, loro tre in doppia cifra, due in doppia cifra, Gramaccioni e Gonzales, Gramaccioni 11, Gonzales 14 e Cabrini, una buonissima giocatrice categoria, con 6 punti, no? Mentre per Spezia ci abbiamo soltanto una doppia cifra, la solita Templari, ma Templari è scontato, però evidentemente non c'è stato come è successo negli anni passati, più giocatrici che andavano appunto di doppia cifra. Ma ripeto, la partita è stata abbastanza equilibrata, al di là del recupero, ma i propri parziali nei quarti, nei vari quarti, hanno sottolineato appunto l'aspetto del massimo equilibrio. Poi ripeto, qui entrano in ballo tante cose importanti, come quelle di giocare di liberi, perché magari le due squadre in bonus, una per lunetta, una segna, l'altra no, ecco il fatto che poi cambiano le cose. Va bene, leggiamo insieme i risultati, poi tu mi dici l'altra partita di cui vuoi parlare. Cuscagliari Umbertide 4-1-6-5, Stella Azzurra Roma Empoli 5-7-7-6-7-7. Poi Firenze Selargius 60-56 e Battipaglia Patti 72-57. Poi resta fuori Ancona, l'altra marchigiana che vince con un canestro allo scadere di Marollo 6-7-6-5, e per ultimo lasciato Roseto
che ha vinto all'esordio in A2 quest'anno con Vigarano 80-72. Sì, infatti proprio di questa partita così, un accenno, Roseto l'ha fatta sua, Vigarano ha preso 80 punti che non sono sicuramente pochi, evidentemente l'atteggiamento difensivo non ottimale, qui è uscita fuori una cosa comunque strana, nel tiro da 2 punti Roseto ha tirato col 38%, mentre Vigarano ha tirato col 36%. Nel tiro da 3, 7 su 14 per Roseto, perciò ha tirato al 50%, 11 su 22 per Vigarano, che ha tirato anche loro, con il 50%. Secondo me, questo atteggiamento nei primi 2 quarti di Vigarano, forse un po' molle, o forse Roseto è stata così brava appunto da iniziare pancia a terra l'incontro, dai esordienti in questo campionato, dal fatto che giocava in casa, forse la prima partita appunto di campionato, però alla fine del secondo quarto Vigarano stava sotto di 16, insomma. Sì, poi parliamo di giocatrici importanti sicuramente per Roseto, perché il roster è buono, ma come ci dicevamo, il roster è assemblato nell'ultimo mese. Comunque, 5 giocatrici in doppia cifra per Roseto e 4 per Vigarano, con Perini che l'ha fatta la padrona con 23 punti. Dall'altra parte, 5 giocatrici appunto in doppia cifra, da sottolineare la ecco, prova di Lombardo, questa è una ragazza che ha sempre negli ultimi anni ha giocato in B, prima a Patti, insomma, poi nel giro della notte passano in Serie B. Una ragazza che io avrei avuto un fieto perché appunto è tesserata nel cartellino di Novera Torpedo, una ragazza che però forse avrebbe meritato già da qualche anno palcoscenico migliore rispetto alla Serie B dove sempre giocato appunto. E poi la prova di Manfredo, 10 punti, una ragazza che questa ritrovata, un passato negli ultimi 2 anni con la luce e ombre, però spero, io la conosco, so che è un'ottima giocatrice, penso che questo sia lo standard suo e mi auguro per lei e per Coach Romano che si mantenga a questi livelli, ecco. D'accordo Angelo, ti ringrazio, abbiamo segnato queste 2 partite, abbiamo dato i risultati di tutti, siamo appena alla prima giornata, per cui tante cose avremo da vedere da sabato, dal prossimo weekend. Grazie. Con questo è tutto per quanto riguarda Basketiamo, l'opportunità di seguire le partite del nostro campionato di Serie A1 e Serie A2 ve la daremo anche quest'anno e quindi con queste nuove regole che ci dovrebbero rendere un po' più snelli al passo con i tempi. Grazie, alla prossima.